shout down the dance like me rock down the dance like I be the one they love. I be the sera a tutti, sono tornata. Sì, sono tornata nel mio solito ambientino, ragazzi. No, a parte tutto, sono tornata con un nuovo vi rispondo a tutto e mangerò un Kinder Surreali per mantenere la mia linea tonda. Non che mi devo spostare un po' di qua, perché di solito la telecamera, cioè la videocamera, cioè la camera è qui. Però stavolta è qui. Ok, perfetto. Iniziamo con le domande, iniziamo subito così almeno facciamo tutto. Mi dovrei mettere così. Mari Ginnasta, hai mai pensato di abbandonare YouTube? Sei fantastica, un bacione. Allora, grazie mille. E no, non ho ancora pensato di abbandonarlo, anche perché non è da molto che lo... Non è da molto che ci sono ben posizionata. C'è il freddo della Madonna. Non sei brutta. Andiamo avanti. Aribi19. Ciao Paola, non ho molte domande da farti. Domanda: farai una live con questo venerdì o sabato con Cree? Tempi dei... Vorresti visitare la Grecia? Sì. I tuoi video mi fanno morire da ridere, non vedo l'ora di incontrarti. Un bacione, grazie mille. Occhi Verdiana, ciao Paola, ti adoro, mi saluti. Ciao Verdiana. La mia domanda è: quando compri un libro, leggi subito il finale o lo leggi normale? In realtà io mi baso molto sulla copertina, se devo essere sincera. Quindi non leggo l'inizio alla fine. Leggo forse la trama dietro. Giulia Ricci: di che segno zodiacale sei? Gemelli. Hai mai guardato una donna con occhi diversi? No, cioè mi piacciono molte donne, ma nel senso le trovo molto belle e anche attraenti, però non le vorrei. No, ho caldo. Comunque sei stupenda, fantastica, meravigliosa. Continua sempre così, gabberona mia. Un bacione a te, a Franci. Un bacione, Franci è qua, che fa il pazzo. Jacob Fanpage: ciao Paola, ti adoro. Sei la persona più simpatica. Sei la persona più simpatica del mondo. Spero da tanto di entrare in un tuo video. Le mie domande sono: 1. Come ha reagito la tua famiglia appena ti sei fatta il piercing al naso? Allora, mia nonna non l'ha mai visto. Mio zio non approva, ma non dice nulla. E mia mamma, ero con lei, quindi fine, la mia famiglia è finita. 2. Hai mai litigato così pesantemente con un tuo amico, bensì che subito dopo ti sei sentita una merda e gli hai chiesto immediatamente scusa? No, perché io non litigo mai con nessuno, e no, perché a me non piace chiedere scusa. 3. Qual è la foto che ami di più della tua infanzia? Spero che le domande ti piacciono. Mi saluti nel video, mi raccomando, continua così, te se ama. Un bacione, Jacob Fanpage. Non mi hai detto come ti chiami. Adesso mangio il mio Kinder Cereali e ti dico che la foto che preferisco di più in assoluto della mia infanzia è la mia con i miei nonni, che troverete magari su Instagram. Scusa. Anch'io. Ma se prima dicevi o no? Domanda del mio cuore. Nico Volpiana: se fossi un fiore, che fiore saresti? PS, viva il Pantapalazzo, love you. Pantapalazzo perché? Io e Nicolas Volpiana abbiamo ben decretato che quando lui verrà al mio matrimonio si metterà un paio di pantapalazzo paura. Comunque. Stai lì, tesoro. Cazzo, c'hai in mano le caccole? Dai. Allora, andiamo avanti. E se fosse fiore assolutamente una rosa nera senza ombra di dubbio. Tesoro! Ah, basta! Ok? Bravo.
andiamo avanti. Vale Pompo, ma alla fine la cosa di Buzz My Video si è risolta? Un bacio. Sì, si è risolta, per fortuna, adesso vedremo. Vento gelido. Una domandona lunghissima. Ciao Paola, inizio col dirti che sei fantastica, mi piaci tanto e mi fa morire dalle risate. Salutami tanto il tuo fratellino, e qui pazzo. Le mie domande sono: 1. Quanto ami tuo fratello? Lo amo tanto quanto lo ammazzerei, quindi tanto, 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 tanto. Vieni qua. Vieni qua, amore mio. Guarda che bel cuore che è. È quando mio figlio era creatura. È una domanda a cui non si può rispondere. Io lo amo più della mia vita. L'ho visto nascere, ho visto il suo cordone ombelicale staccarsi dal suo ombelico. L'ho visto mettere i primi dentini e gli ho visto far cadere i primi. L'ho visto dire le prime parole, i primi passi. Come posso non amarlo? L'ho visto appena nato che c'era tutto rughettino, amore. Bello. Poi, ora puoi andare. 2. A volte ti capita di avere momenti di rabbia in cui vorresti lasciare tutto e tutti e chiudere il canale? No. 3. Ogni tanto pensi a come sarai in un futuro se avrai ancora i piercing, se sarai ancora su YouTube? Sì, ci penso spesso e penso che magari i piercing non saranno ancora questi, perché ho pensato che quando mi toglierò questi due farò quello alla lingua. Sì, tesoro, non preoccuparti. E poi su YouTube non lo so, vedrò fin quando non mi stanco. Per ora mi piace rimanerci e ci sto. Pensi di tenere tutti i piercing una volta fatta vecchiotta? No, non credo. Amore, quanti figli vorresti avere? 6. Il mio sogno sarebbe 6, ma magari 2. Non voglio 6 nipotini. Ok, capito? Se è maschio come lo chiameresti? Se è femmina, allora maschio lo chiamerei o Paolo o Eros. E se è femmina la chiamerei Diamante. Come pensi che sarà la ragazza ideale di tuo fratello? Questa è una bella domanda. Secondo me è una ragazza di quelle un po' secchiottine, sempliciotte, carina, però fisico asciutto. Poi vabbè, è una ragazza brava, simpatica. E ho delle domande per Franci. Franci, hanno delle domande per te. Ok, pronti. Allora, 1. Quanto vuoi bene a Paola? Tantissimo. Amore, come pensi che diventerà un domani? Sarà ancora così bella e simpatica secondo te? Sì. Sì? Sempre bella e simpatica. 3. Mi salutate entrambi, mi chiamo Noemi, un bacione e tanta fortuna. Ciao Noemi! Ciao Noemi, amore! Ciao! Ok, vai. Senti mi dito il bambino davanti a te. Andiamo avanti. Cristina ST, ti piace cantare, sei fantastica, ti adoro. Grazie mille e canto sotto la doccia, non niente di più, cioè nel senso non è che... Allora, questi che mi mandano i messaggi dovete stare tranquilli perché ci sono 4 notifiche su WhatsApp a me, personalmente, non me ne frega. Auri004, ciao Paola, ti adoro, la mia domanda è, hai mai... Allora, hai un numero fortunato? Sì, l'11. Qual è il tuo colore preferito? Il rosso. Dove ti piacerebbe andare a fare un viaggio? Mi saluti, mi chiamo Aurora. Ciao Aurora, mi piacerebbe andare a Parigi. Mento gelido. Ah, e ultima cosa, mi potete seguire qui su Instagram, vi scongiuro, dopo visito la tua pagina. Elena Negro, la mia domanda è, cosa ne pensi dell'omosessualità e delle discriminazioni in generale? Sei bellissima e bravissima, continua così. Allora, io penso, diciamo che questa domanda ho ben risposto un po' in What I Think, forse. Beh, comunque in un altro video ho parlato dell'omosessualità, ma comunque sia, a parte che io sia a favore di questa cosa... Penso che le discriminazioni ci saranno sempre, nel senso che ci sarà sempre quello che dice che schifo due fraci, anche perché ci sarà sempre quello che dice che schifo un nero, che schifo una cicciona, capito? Quindi non si può fare molto contro questa cosa, perché le persone, ogni testa è un piccolo mondo, quindi dal momento in cui ci sono persone ignoranti che classificano le persone, non si potrà mai raggiungere un livello superiore nell'umanità, quindi per me è no. Ok, Agnese Nutellina, la mia domanda è: come hanno reagito i tuoi amici genitori sapendo che avresti aperto un canale YouTube? Spero che mi risponderai. Allora, gli amici erano contenti, non vedevano l'ora di vedermi. E i genitori, mia mamma è contenta anche perché ora lo sto facendo diventare, tra virgolettissimamente, virgolette, un lavoro, nel senso che guadagno un minimo e posso, cioè,
evitare di chiedere soldi essendo ancora in casa. Ciccio 14, hai mai pensato di far ricrescere la rasatura? Scusami, ma per sbaglio si è inviata la domanda. Comunque sei stupenda, magnifica, meravigliosa, detta nella maniera veloce in cui lo dici tu. Ti seguo dal 2013, un beso. Mega baciottissimi, baciottissimi mai detto, vabbè. Sì, l'ho pensato, infatti a settembre ci sarà novità dei miei capelli. Dietro, cioè nella parte dietro, siccome io dietro c'ho dritto così, tutto rasato, farò crescere la rasata così a punta, come se fosse una cresta. Cioè no raga, poi vedete perché è troppo bello. Metterò sicuramente le foto su Instagram. Però, comunque vi dico che io da davanti, cioè, adoro questo taglio di capelli per il mio viso. Quindi sono tranquillissima. Andiamo avanti. Ari Ire Love. Qual è il tuo cibo preferito? E quello non? Sei fantastica. TVDB da Irene, mi puoi risalutare. Ciao Irene, un bacione. Hai un sacchetto per vomitare? No. Il cibo... che stronzo. Il cibo preferito è la pizza. E il cibo non preferito sono i finocchi e i cavolfiori. Hai mai pensato di poter diventare lesbica? Mi saluti, chiamami Fra. Ciao Fra, ti dico che non penso sia una decisione diventare lesbica o diventare gay. Penso sia una cosa che ci si senta interiormente, quindi non ho mai sentito di essere lesbica. Quindi sono tranquilla così, mi piacciono i ragazzi, viva il pelo. Andrei Vadasan, prima di tutto volevo dirti che sei bella, un bacio. Ed è una bella cosa sentirsi bene con se stesso e amarsi per quello che si è. Dopo questi, volevo chiederti... Se mai diventeresti una grande youtuber e avessi tanto sgay, che cosa faresti con loro? Allora, se avessi tanti soldi, penso che farei dei video molto interessanti, perché se io comunque fossi ricca potrei fare più cose, potrei andare a comprare, potrei andare a viaggiare, potrei fare mille cose e portarvi sempre con me, perché se fossi youtuber grande, oddio, farei anche dei video, oddio, paura. Oddio! Vabbè. Fra BRN, ultima domanda, se tu potessi più avere i capelli neri, scegli tre tonalità di colore che avresti. Ciao, bellissima la sigla fatta dal tuo amico, grazie mille, seguitelo su Instagram, si chiama Andre K. E allora, se potessi scegliere, sceglierei o marroni scuro, o blu, o bianchi. Nicole Laghi. Paola, premetto che sei il top, ti stimo un casino, ma com'è nata la passione per le unghie fantastiche che hai? Dove vorresti andare in vacanza? Aspetta, allora, piano, ti ringrazio. Prima di tutto, secondariamente cosa? La passione è nata appunto in terza media. Io prima mi mangiavo le unghie, allora, mi sono sempre piaciute le unghie lunghe, anche quando ero piccina, a me piaceva proprio vedere quelle con le unghie curate e lunghe. E mi piaceva soprattutto prendere quelle finte e attaccarmele, però nell'adolescenza, cioè... tra la quinta elementare e la prima superiore, cioè la terza media appunto, le mangiavo tantissimo, cioè proprio, oh raga, vi giuro, non potete capire quanto me le mangiavo io. Allora mia mamma mi ha detto, fatti quelle ricostruite se c'hai sta chiavica, no? Io l'ho fatto una volta, da lì mi sono innamorata, ragazzi, io ormai da lì unghie curate sempre. Non urlare, amore. Dove vorresti andare in vacanza? Vorrei andare a Parigi, l'ho detto a tutti, regalatemi un viaggio a Parigi. Hai mai viaggiato in aereo? Sì, sono andata in Sardegna. Ti piacerebbe fare una crociera? No, assolutamente, non mi piace la barca. Se sì, dove? Il lavoro dei tuoi sogni? Il lavoro dei miei sogni è essere ricchissima senza lavoro. Rosita Carbone, vuoi avere figli? Sì. Se sì, quanti? Il mio sogno sarebbe 6, ma visto che è un pochino... No, possibile, è possibile, però bisogna un po' vedere come si sta. Vedremo. Te li prepari e scegli accuratamente cosa indossare? Aspetta, scusami sopra. La prima volta che hai rasato i capelli sei stupenda, grazie mille. La prima volta che ho rasato i capelli è stato il 31 ottobre 2010, nonché 6 anni fa. Nicole Laghi, tu selezioni i tuoi vestiti, te li prepari e scegli accuratamente cosa indossare oppure ti metti a caso? PS, amo i tuoi gusti. Allora, io dipende. Se devo uscire con qualcuno, devo andare alle serate, scelgo accuratamente. Se devo andare... uno stickets. Se devo andare tipo a portare il bambino a scuola, metto quello che capita, non me ne frega. Amore, dopo. Ok? Quello possibile. Carmen Carruba. Ciao Paola, ciao Carmen. Siccome noi che ti seguiamo almeno
un po', ti abbiamo conosciuto, volevo farti una domanda un po' strana del solito. Questa volta vorrei farti una domanda davvero seria. Allora, hai mai scorreggiato involontariamente in un posto pubblico? Involontariamente no, nel senso che una volta l'ho fatta in chiesa, una volta l'ho fatta a scuola elementare, minchia che hanno sentito veramente anche quelli della chiesa di Alassio dopo scorreggiato. E basta. E sì, qual è stata la tua reazione? Ah, ti mando un bacio enorme. Un bacio a te. E allora, quando l'ho fatta a scuola, mi ricordo che c'era la mia compagna che mi fa: "Hai sentito?" E io: "No, cosa?" E poi, in chiesa, ci ho mollato una scorra paura, raga. Ma ha fatto proprio. E sapete qual è stata la mia reazione? È stata: "Nonna, cosa fai?" Ho mia nonna. Che brutta persona che sono. Dato la colpa alla Oggi nonna. non mi volevo ascoltare questa bella. Ciao Paola, non ho domande da farti, però vorrei dirti che sei fantastica e che ti adoro. Ogni volta che guardo un tuo video riesci sempre a farmi ridere. Un bacione, ciao. Ciao Terepati 2002. Bacioni. Lady Saremme. Ciao Paola, non voglio entrare in questioni personali, ma mi sono sempre chiesto una cosa. Nel tuo Draw My Life parli della tua amica Sara. Me ne fai giusto un accenno dicendo che ne avresti parlato in un video dedicato, siccome la tua migliore amica occupa un posto importante nella tua vita. Mi sono persa io il video in cui approfondisci la questione o non l'hai fatto? Grazie mille, ti adoro. No, Sara, non farò il video perché in questo momento non ci parliamo, quindi dico in questo momento perché nel profondo di me spero che ci riparleremo, ma magari non sarà così, quindi pace, amen, cioè nel senso che devo fa. E nada. Quindi per quello che non avete visto il video. Conosciamo, I'm not gonna crack. Ok. Ciao Gabberissima. La mia domanda è: avresti mai pensato che la tua vita senza tuo fratello? Non lo so, è la prima cosa che mi viene in mente. Ah, e come ti chiami su Snapchat? Ti vorrei seguire, ti mando un bacio. Non mi ricordo come mi chiamo su Snapchat perché non lo uso molto. E poi sì, ho immaginato una vita senza mio fratello, ma sarebbe stata una vita. Boh. Cioè, nel senso, non avrei riso così tanto, sicuramente. Però, vabbè, sarei magari uscita di più. Feffe Pupsi Muller, come il tuo tipo di ragazzo perfetto? Sei fantastica, grazie mille. Il mio tipo di ragazzo perfetto è Ergitano, andate a vedere lui e capirete più il ragazzo perfetto. Lauretta 05, le mie domande sono: ti sei mai arrabbiata pesantemente con tua mamma? Sì. E con Franci? Sì, tutti i giorni. Hai mai pensato di scappare di casa? Sì. Lo hai mai fatto? No. È bello fare i compiti con Franci? No, per niente. Anzi, se volete farli voi, che questo rompe il cazzo. Sei stupenda, meravigliosa, magnifica, strabellissima, unica e ti lovo tantissimo. Grazie mille, un bacione mega. Scusate se metto il coso avanti. Che cazzo fa? Amore? Amore? Mi sta smaccheronando il pigiama? Smaccarone? Si sta gonfiando, è tutto rosso, si sta trasformando in un Pokémon. Avete presente quattro braccia di Menten? Come si chiama? Vabbè. Andiamo avanti. Auro Galbia. Ciao Paola, forse stavolta sono in tempo. Ti seguo da circa 6 mesi e ho praticamente già visto tutti i tuoi video. Abbiamo in comune molti gusti, come ad esempio il colore preferito, il modo di vestire, eppure io amo la razzatura di capelli. Io sono un lato rasato. Non ho nessuna domanda, ma vorrei chiederti tanto un consiglio. 14 anni e mezzo e sono fidanzata da 6 mesi più il periodo di conoscenza con un ragazzo di 19 anni. Au! Sono sicura che è il ragazzo giusto. Ciò che ho sempre voluto, e nonostante l'età ci troviamo bene. Ci siamo promessi il per sempre ed alcune persone trovano ridicola la cosa perché dicono che è praticamente impossibile data la mia età. Amore, per favore, tu cosa ne pensi? Spero tanto che tu mi risponda. Grazie in anticipo, sei favolosa. Allora, dico che possibile è possibile. Diciamo che, che tutti quelli che ti hanno detto che è impossibile, conoscendo la mentalità dei ragazzi d'oggi, presumono che sia impossibile. Ora io non lo so, è passato un po' di tempo adesso da quando tu mi hai fatto la domanda, fammi sapere se state ancora insieme. Però, cioè, è possibilissimo. Se voi vi trovate bene, state bene, tutto quanto, non vedo perché. Non dovrebbe funzionare, cioè auguro a voi di stare insieme per tutta la vita. Claudia Lippo, hai mai avuto il pensiero di andare a vivere da sola o andare a convivere con un'amica?
Come procede quella dieta che facevi? Sei una figacciona panterona. Allora, quella dieta che facevo si chiamava dieta Planck e bisognava farla solo per 2 settimane, se no morivi, tipo. Quindi è stata una chiavica. Era solo un esperimento, però mi è piaciuto. E cioè, lo rifarei. E sì, ho avuto tante volte il pensiero di andare a vivere da sola, però senza amica. Vasuri 017, sei stupenda, mi saluti per favore, sei fidanzata? Ciao Vasuri, un bacione, grazie mille. No, non sono fidanzata. Ile Fab, abbiamo quasi finito. Ciao Paola, ti seguo da un po' su YouTube e mi fai sorridere spesso. Comunque volevo chiederti, se non avessi intrapreso il tuo stile attuale, come ti immagineresti o meglio ti piacerebbe alcune volte tornare e mostrarti più acqua e sapone? Se ti va di salutarmi, mi chiamo Ilenia, PS, anche io sono di Bergamo. Ciao Ilenia, ti mando un bacio e ti dico che molto probabilmente se non fossi così, come sono ora, sarei senza piercing, magari unghie un po' più sobrie e poi capelli lunghi, scuri, tranquilla, con un po' di passione per il make, con, senza un po', con passione per il make-up, magari non così marcato, credo, penso, non lo so. L'ultima, Sina Sali Gigi, ti stavo facendo una domanda quando ho letto stop alle domande. Hello di Adele a palla. No, dovevi farla. Vabbè, la prossima. Ovviamente su Instagram troverete la foto dove potete rifare tutte le domande che volete, qualsiasi cosa, proprio veramente chiedermi l'impossibile. E qui sotto c'è mio fratellino che purtroppo si è offeso perché gli ho detto che fare i compiti con lui è un suicidio di massa. Però dovete capire che praticamente lui vuole fare la pausa, vuole fare tutte le sue cosine, non vuole colorare, dice che la maestra gli dice che non si fa così, vuole che quando fai i compiti al venerdì ne lascia un po' fino alla domenica, poi fa il tribullello, poi si offende se lo correggo mentre legge per fargli imparare che deve fermarsi ai punti, poi è un po' stronzo, poi si lancia sotto il tavolo, poi dice che si offende, mamma mia! E voi ditemi, io come passa? Non scassarlo di mazzate! Amore. Amore. E poi nel frattempo di tutto ciò, no? Alto un attimo, che adesso intanto che piange, vi siete accorti che ha tagliato i capelli il mio bambino? Guardate che cuore. E poi, un'altra cosa. Che nel frattempo che lui si offende, si gira e si rigira per farsi fare i grattini. Vecchio volpone. Gli ho fatto i grattinotti tutto il tempo che abbiamo parlato, belli. E guarda qua, guarda che grattinotto unico. Non sta neanche piangendo, sta. Sono cattiva, ragazzi, sono cattiva. Vero? Sì, sono cattiva, mi spiace, è così. Niente, noi vi salutiamo. Anche perché sono le 00:18, bisogna dormire, ragazzi, è un pazzo, ma mi sei ancora sveglio. Ciao a tutti!